E si torna a parlare di Luna Classic perché finalmente forse è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando. In più ragazzi, in questo breve video vi mostrerò dei dati molto molto importanti da tenere sotto osservazione se state investendo in Luna Classic o se volete investire. Quindi mi raccomando, guardate tutto il video perché non ve ne pentirete. Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Se non mi conosci, io sono Salvatore e ti aiuterò a capire molto molto di più del mondo delle criptovalute. Quindi se apprezzi i miei contenuti e vuoi continuare a supportare, lascia like e commenta questo video perché questo è molto molto apprezzato dall'algoritmo di YouTube che mi aiuterà appunto a crescere. Notiziona da parte di Binance che è forse quello che tutti stavano aspettando, una forse relativamente positiva, l'altra un po' di meno. Riguarda la proposta di Barn, la famosa proposta che è stata approvata e che avvisa Binance dovrebbe entrare in vigore dal 20 settembre. Ovviamente ci sono molti exchange centralizzati che hanno fatto sapere di supportare questa proposta, da lì si è scatenato l'hype, ma non voglio diciamo ritornare su questo. Tutti aspettano sostanzialmente Binance. Binance che cosa fa? Riprende il trading spot di Luna Classic con la criptovaluta, la stablecoin USDT, quindi questa è una notizia molto molto positiva, infatti da oggi è ripreso, è possibile scambiare i Luna Classic sia con la valuta BSD, la criptovaluta BSD, sia con la criptovaluta USDT, e questo è molto molto positivo per quanto riguarda proprio i volumi di trading spot. Infatti se andiamo a vedere su Luna Classic USDT, appena c'è stato il listing c'è stato un volume incredibile, in una candela giornaliera ci sono 23 miliardi di volume soltanto da quando è stata lanciata stamattina. Ovviamente questo ha dato possibilità di fare arbitraggio sostanzialmente, perché lo scambio è arrivato a circa 0,64 come possiamo vedere, mentre con l'Unch BUSD è scambiato a 0,56. Infatti c'è stata una pressione di vendita incredibile che ha portato subito a pareggiare il prezzo, ovviamente perché c'era la possibilità di arbitraggio. Infatti chi è stato veloce ha avuto la possibilità, poteva acquistare il Lunch con BUSD e andarli a vendere per USDT. Questo è stato possibile farlo per brevissimo tempo e intascare un bel profitto, fin quando poi il prezzo non si è pareggiato e l'arbitraggio ovviamente è finito. Questa è la notizia diciamo positiva, perché ovviamente i volumi di trading aumentano per quanto riguarda Lunch. L'altra notizia forse meno positiva riguarda il trading spot, e Binance dice che questi diciamo cambiamenti, adesso ve li faccio vedere in inglese, will not be affected by this tax burn, che questi cambiamenti infatti non saranno almeno per il momento ragazzi supportati da Binance, nel senso che ok, tutte le transazioni on chain, ok, tutta la proposta che è stata poi approvata da moltissimi exchange centralizzati come ad esempio KuCoin, Gate, Max, che invece supporteranno questi burn anche all'interno dei loro exchange, mentre Binance fa sapere che per il momento non supporterà questo. Questo ovviamente ha scatenato diciamo un po' di diciamo ha tolto un po' di hype sostanzialmente. Infatti se andiamo a vedere i rendimenti delle cripto di oggi, andiamo a vedere che cosa è successo. Come possiamo notare, oggi c'è una ripresa generale del mercato delle criptovalute, una bella giornata di verde, di candeloni verde, con tante cripto che hanno fatto un più 20%, più 10, più 17, più 15. Anche Bitcoin si è ripreso, finalmente è tornato a zona 20.000 dollari, ha toccato anche zona 21.000 dollari. E guardiamo tra tutte le criptovalute ragazzi, l'unica che oggi invece presenta una giornata di rosso è proprio Luna Classic. Questo perché ovviamente, data la notizia di Binance che è quella più attesa, si è momentaneamente fermato l'hype, che era la cosa che, come vi ho detto già nel video di ieri, andatelo a guardare se non l'avete visto, era quello che stava fomentando diciamo questa situazione. Infatti andando a guardare il grafico, qui siamo sul grafico orario, sostanzialmente quando c'è stata poi la notizia da parte di Binance alle ore 15 ragazzi, vedete che si è scaricata una pressione di vendita apportando il prezzo di Luna Classic a perdere, andiamo a vedere in questo caso, oltre il 13%. Poi il prezzo adesso si trova in questo range formando una sorta di triangolo discendente, ovviamente che potrebbe essere una figura diciamo di inversione del prezzo. Infatti se dovesse rompere al ribasso potrebbe dire fare una cosa del genere, proprio perché ragazzi in questo momento manca l'hype, che è la cosa più importante. Detto ciò, non significa che appunto adesso Luna Classic vada giù. C'è una cosa importante, che andando a guardare il grafico, come vi ho già anticipato nel video, quando succedono questa tipologia di movimenti, ovviamente ragazzi
devono avvenire anche poi dei ritracciamenti. È improbabile, molto molto improbabile che il prezzo vada soltanto su e non avvenga anche momentaneamente un drastico ritracciamento. Infatti, andiamo a vedere un esempio molto importante che è Shiba Inu. Questo infatti è il grafico di Shiba Inu. Andiamo a vedere delle cose simili. Quando c'è stato il pump al rialzo e poi si è creato quel pennant che abbiamo visto anche crearsi proprio su Luna Classic e poi c'è stata la rottura al rialzo. E ragazzi, andate a vedere poi che cosa è successo, che ha continuato, diciamo, questa sorta di bull run quando c'era quell'hype incredibile, e poi è successo sostanzialmente che dopo, diciamo, la perdita, tra virgolette, di quell'hype, il prezzo è andato a ritracciare, quindi si è creata questa pressione di vendita che ha fermato il pump in questa zona, e poi il prezzo, guardate cosa ha fatto, è continuato a scendere, a tornare ai livelli di prima. Ovviamente perché quando ci sono questi forti rialzi, ragazzi, i ritracciamenti sono effettivamente abbastanza forti. Non significa che succederà per forza questo, Luna Classic potrebbe continuare a salire, soprattutto se questa proposta poi dovesse essere anche poi rivista da Binance e magari accettata. Io adesso non voglio ripetermi su quello che penso del progetto, se volete saperlo andate a vedere il video di ieri che vi lascio qua, quindi non voglio parlare, diciamo, e dire se effettivamente ha senso investire o non ha senso investire, che cosa farà, che cosa non farà. Le cose attuali sono davvero semplici, il progetto è spintissimo da hype, da questa grandissima proposta, di base, di fondamentale rimane quello che c'era prima, quindi fondamentalmente niente. E poi, ragazzi, c'è un'altra cosa molto interessante di cui voglio parlarvi, che riguarda proprio USDC, ovvero la stablecoin correlata a Luna Classic, quindi a quella blockchain, perché lì può esserci anche un'altra opportunità da sfruttare, e ve ne parlerò tra pochissimo, quindi guardate tutto il video. Voglio parlarvi un attimo di questa opportunità che c'è momentaneamente. Streetbit sta regalando un bonus che va da 3 a 3.000 dollari senza fare alcun deposito. Basta registrarvi a questa applicazione e fare la solita verifica. In più, ragazzi, per ogni amico che inviterete avete ancora di nuovo la possibilità di ricevere altri bonus che vanno da 3 a 3.000 dollari. Moltissime persone fortunate stanno ricevendo 3.000 dollari. Io vi consiglio che se lo fate potete invitare i vostri genitori, i vostri amici, i vostri parenti, così da avere l'opportunità di ricevere questo bonus. Ho creato una mini guida brevissima nel mio canale Telegram, vi lascio il link in descrizione, con come fare appunto per ricevere questo bonus. È semplicissimo, dovete soltanto cliccare sul link, scaricarla, inserire il codice e fare la verifica. Trovate la guida appunto nel mio canale Telegram, è quella che vedete in sovraimpressione. Poi farò un video approfondito riguardo proprio questa applicazione, molto interessante. Questo è il sito di cui vi parlavo prima, che vi dà delle informazioni importantissime che riguardano proprio i numeri on-chain di Luna Classic. Infatti, grazie a questo sito che si chiama Launch Penguins, che vi metterò in descrizione, potete andare a vedere tutto quello che fanno le whale, quanti Luna Classic detengono, come si muovono, addirittura anche i wallets di Binance, di KuCoin, quindi quelli più importanti. E le prime statistiche importanti che possiamo osservare sono la detenzione di Luna Classic. Infatti, i wallet che detengono 100.000 Luna Classic sono circa 90.000, escludendo anche gli exchange centralizzati, sempre arriviamo a circa 90.000. I wallet che detengono più di 1 milione di Luna Classic sono soltanto 29.000. I wallet che detengono più di 10 milioni di Luna Classic sono soltanto 4.000, ragazzi. I wallet che detengono più di 100 milioni sono 477. I wallet che detengono più di 100 milioni, escludendo i checks, sono 439. Quindi parliamo di poche mani, ragazzi, che detengono gran parte dei Luna. Addirittura poi ci sono ovviamente altre informazioni, i wallet che detengono più di 1 miliardo di Luna Classic sono soltanto 71. Ovviamente possiamo andare a vedere anche altre cose molto interessanti. Altro dato importante che possiamo osservare in diretta è la circulating supply, ragazzi, che sta scendendo sempre di più. Possiamo andare a vedere che attualmente si trova a 5 trilioni 975 miliardi, eccetera eccetera, dovrebbe essere questo la total supply, il burn volume, quindi il volume diciamo di token bruciati, che ovviamente ha avuto dei picchi importanti, sapete, quando ci sono stati gli annunci, e adesso sembra un po' essersi regolarizzato. In top holders possiamo andare a vedere tutti i wallet che detengono la stragrande maggioranza di Luna Classic, e possiamo osservare che Binance detiene il 35%, oltre il 35% di tutti i Luna Classic. Stiamo parlando di oltre 2 trilioni di Luna Classic detenuti. Poi c'è KuCoin, ci sono i vari altri ovviamente exchange centralizzati, che sono quelli che detengono la maggior parte dei token, e poi iniziano ad arrivare tutti gli address che detengono, ragazzi, comunque grande maggioranza, di cui abbiamo visto prima. Ultima cosa importante di cui voglio parlarvi riguarda proprio USDC, che vi ho menzionato prima, che è la stablecoin, ragazzi, crollata per colpa dell'ecosistema Terra, che ovviamente era correlata, che in questo periodo si sta riprendendo proprio perché è correlata a Luna Classic.
C'è una possibilità, ovviamente ricordate che questi non sono consigli finanziari. Se Luna Classic dovesse continuare a salire, ragazzi, anche USDC potrebbe continuare a recuperare man mano il peg. Ovviamente a fronte di un rischio comunque in entrambi i casi, quindi se USDC dovesse tornare al prezzo diciamo di poco tempo fa, andremo a vedere, vediamo, scusate, si trova diciamo al 22 agosto, andremo a vedere un meno 50%, mentre se Luna Classic dovesse tornare ad agosto, dal prezzo attuale ragazzi assisteremo a un meno 84%, quindi guardate già la grandissima differenza. In più c'è un'altra cosa importante, se Luna Classic dovesse tornare a salire, quindi veramente dovesse essere approvato in futuro eccetera eccetera, è molto probabile che USDC allora continuerà a riprendere man mano il peg, e se in un lontano futuro dovesse ritornare a recuperare questo fantastico peg, cosa attualmente molto 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 improbabile, c'è la possibilità che torni a fare circa, adesso qua non riesco a farvelo vedere, vediamo se ci riesco, ecco qui, dal prezzo attuale ragazzi stiamo parlando di oltre un 2000%, 2200% circa dal prezzo attuale da poter fare per USDC, con un rischio relativamente più basso, nel senso che seppure dovesse tornare a crollare da quando Luna Classic ovviamente è esplosa, perderebbe l'84% circa, mentre USDC perderebbe il 50%, quindi con un rischio relativamente minore possiamo magari ad esempio prendere alcuni profitti realizzati su Luna Classic e spostarli proprio su USDC, che appunto ci darebbe, nel caso in cui dovesse recuperare il peg in futuro, un profitto di un 2200% circa. Ovviamente voglio sapere che cosa ne pensate nei commenti anche di questo, se insieme a Luna Classic state acquistando anche USDC. Ovviamente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i social se non l'avete fatto per supportarmi come sempre, noi ci vediamo al prossimo video.